Ok, eccoci qua con la terza parte, così almeno ci siamo con i tempi. Credo di almeno fare un'altra parte, quindi saranno quattro episodi già belli registrati, così almeno li faccio un pochino più lunghi. È vero che magari, cioè, sarà divertente vedere quanti ne verranno fuori, perché dato che questa comunque sia ancora la settima parte è composta da quattro episodi. Se mi riesce vorrò registrarle un po' sempre così. Guardate lo sguardo cattivo di Fletching, perché almeno boh, ne registro di più e non perdo anche il filo del gioco, perché sennò veramente non giocare per tanto tempo non è facile. Skid, che poi non è Skid, ma è erba? Andiamo? No, ormai ho fatto attacco rapido. Sarà normale erba. Vediamo con un braciere. Vediamo. Sì, perfetto. Credo che sia erba normale o soltanto erba, però non sarebbe male catturarlo. Va nel bisale livello 12. Ok. Proseguiamo. Credo che andiamo giù. Qua. Vediamo che Pokémon c'è qui. Magari c'è Pokémon un po' più interessanti. Sempre un Gulpin. Questa è la zona dei Gulpin. E a noi ci serve un centro Pokémon però, perché voglio curare. Voglio curare la squadra, voglio. Usa. Pozioni sì, le avevamo. Ah, perfetto, abbiamo finito le super pozioni, cioè le pozioni normali. Abbiamo soltanto le super pozioni. Mettiamo Frogadier di avanti e andiamo a affrontare questo allenatore. Perfetto. Holden, questo si chiama Holden, ha due Pokémon, tra cui un Bidoof. Pokémon schiavo di Pokémon Diamante, Perla e Platino. Ritorno, vediamo col ritorno. Era meglio Pulsar. Attacco rapido, sì, bene, vediamo attacco rapido. No! Dannazione. Peccato. Allora andiamo con Idropulsar, siamo già abbassati di attacco. Bello, Idropulsar mi piace come mossa, è anche abbastanza forte, può anche confondere, cioè, non male. Fletchinder sale a livello 18 e Litleo sale a livello 14. Oddish. No, qua è un lavoro per il nostro uccello di fuoco. Fletchinder. Credo che con un braciere lo mandiamo qua a Pau, vediamo. Cioè, mi sembra che lui, Fletchinder, dovrebbe imparare anche nitrocarica. Cioè, l'ultima volta lo guardai un po' su internet a che livello si evolveva. E al 17 c'era scritto anche che avrebbe imparato nitrocarica, mossa utile, è fisica e comunque si aumenta la velocità quando viene utilizzata. Qui c'è un avventuriero, chiede che sia un avventuriero, un viaggiatore comunque. Ascanio Giramondo, è un Giramondo. Ma Sentret, ma che cos'è? Ma Sentret, Madonna, sembra che l'abbiano pompato con Frogadier paralizzato, scommetto. L'hanno. Sembra che l'abbiano pompato con il coso. I cosi, gli steroidi, cioè. Gigantesco. Frogadier paralizzato. Dai, dai, con attacco rapido. Perfetto, il buggato sempre se ne va. Ok. Livello 18, Frogadier. Bulbasaur sarà a livello 15, al 16 mi sembra. Vuole imparare il riduttore. Allora, il riduttore non sarebbe male. Vediamo un po'.
Ma sì, dai, togliamoci azione. Togliamo azione per il riduttore, anche perché il riduttore comunque sia è una mossa molto forte. È vero che è fisica, un po' ti toglie, però ecco, se ci fa sconfiggere il Pokémon avversario molto più velocemente, è buono. Un altro allenatore, ma io devo capire dove è. Un messaggio, mi hanno lasciato un messaggio. Chi è? Gentile cliente, grazie mille per aver scelto Olovox. Questo prodotto è stato sviluppato nel laboratorio Elysio per assicurare la tua. Boh, vabbè. Cavolo c'entra, non si sa. Allora, prima di andare ad affrontare quello lì, un vecchino, voglio andare. Oh, eccolo qua, finalmente. A curare la squadra, che è la prima cosa di cui abbiamo bisogno. Poi depositerò tutti i Pokémon e vado ad affrontare quell'ultimo allenatore là. Diamo uno sguardo anche alla. Boh, in giro per questa città. Io volevo catturare qualche altro Pokémon nuovo, perché sennò. Deposita. Allora, depositiamo te. Te. E te. Vai, perfetto. Allora, almeno le nostre. Come si dice? Se si devono livellare, si livellano loro, insomma. Vediamo un po' che cosa possiamo comprare. Le pozioni. Abbiamo tanti soldi. Le super pozioni hanno 5, no? Due antidoti. Due antiparalisi. Due sveglie. Funi di fuga 2. E tanti tanti repellenti. Una decina, per l'esattezza. No, io volevo anche 5 Megaball, Pokéball, una. Oh, beh, ho fatto la spesa e si può andare. Fa vedere se anche qui si può cambiare di vestiti. Vediamo un po' che. Se ci fosse qualche. Boh. Vediamo. No, non mi piace più blu. Non c'abbiamo niente di nuovo. Vediamo la maglietta. No, brutta. Non c'è nient'altro? Uffa. Peccato, vabbè, pensavo ci fosse qualcos'altro. Non ci siamo cambiati, ok. Proseguiamo. Usciamo. Chi è questa? Non me ne frega niente. Ok, allora a questo punto dobbiamo andare. Allora ho spostato il 3DS. Voglio affrontare questo qua. Vabbè, tanto ripassa lui da qua. Indosso sempre dei pantaloni corti quando entro nell'erba alta. Sbagliato. Deve essere pantaloni lunghi. Vasco. Pansage. Sono di fuoco? No. Ci becco sempre. Perfetto. Frogadier. Fagli vedere chi sei e via con un ritorno. Perfetto. Una simpatia. Che fa simpatia? Attacco di Frogadier. Allora via con idropulsato. Perfetto, non è molto efficace, però vabbè. È efficace abbastanza per mandarlo KO. Ok. Perfetto. Usciamo da quest'erba. Castel Vanità. Vediamo un po' cosa abbiamo qua. Un Ultra Ball, fantastico. Ci fossero anche i Pokémon da catturare. Cos'è questa? Una casa normale o. Boh. Fai tutto te. Una cura totale, buono. Ok. Andiamo di sopra, ci sono le stanze.
c'è niente. Non c'è nessuno a questo hotel, immagino la tristezza. Oh, c'è lui. Sembra una caccia al tesoro con questo. L'unico cliente che c'era è andato. Questo hotel triste. Hotel tristezza. Ci sono questi hotel al mare, no? Quelli che ci frequentano sono da vecchini che sono lì, sono più impatire che altro. Però vabbè, usciamo via. Sono già invecchiato in quell'hotel. Allora, vediamo qua su che c'è. Ciao. Succo di Bach. Ok, grazie. Qua invece che c'è? Ma non ce l'ho io qua come tipo con le altre. Questo qui pur è bellino il Pokémon. Insomma sia spettro. Dolce cuore. Bene, allora, la terza parte finisce qua. Adesso facciamo la quarta dell'ultima.